È tutta abruzzese la finale del talent fuori classe che qui a Tortoreto vedrà in questi due giorni esibirsi i giovani delle varie discipline e mettersi in gioco per quello che è una vera e propria chance. Esattamente, siamo giunti alla 7ª edizione, sono 7 anni di seguito che veniamo qui a Tortoreto e tutti i finalisti di tutte le regioni italiane si ritrovano qui appunto per sfidarsi a colpi di note musicali e a colpi di passi di danza, perché sono le due discipline principi del talent. C'è la recitazione, l'arte varia, insomma cerchiamo di far convogliare all'interno del talent tutte le discipline. E dopo questo talent chi vincerà, che opportunità avrà? Allora, i primi 3 classificati nel canto e nella danza partiranno con noi l'8 di novembre e andremo in Argentina e porteremo questi ragazzi come ospiti al Festival Internazionale della Musica Italiana e faremo 2 serate dedicate ai nostri compaesani in Argentina. Esattamente il quartier generale sarà Mar del Plata, ma ci esibiremo a Buenos Aires al Teatro Coliseum. Dario Salvatori da 2 anni è direttore artistico di questo talent fuori classe. Che caratteristiche devono avere questi ragazzi per superare le selezioni e per arrivare poi alla finale? Talent fuori classe vuol dire che non è un comparto sportivo, ma è un comparto di ragazzi che vogliono fare strada. Ci sono 5 categorie, ovviamente divise per età, e poi da 2 anni c'è un comparto ballo, danza, diciamo, no? E quindi questo sta nelle mani della gran, anche famiglia Paganini, che ha in 8 fratelli 3 ballerini, quindi è importante. Alessio Giuli è una delle giovani promesse che si cimenta con il canto e che è arrivato alle finali qui in Abruzzo. Che cosa ti auguri per il tuo futuro e con quale brano partecipi? Allora, sono venuto qui portando un mio inedito e una mia cover, il mio inedito prodotto da Tony Riggi che si intitola Accettami e la cover fatta piano e voce Napole di Pino Daniele. Parlando di canzoni, come si individua un talento canoro? Io credo che i mezzi sono sempre quelli, non dico del passato, ma quelli canonici, cioè il mezzo vocale, la capacità scenica e gavetta, perché se vengono già con una gavetta noi siamo contenti, e poi il gusto.